Sono Sara Tagliagamba e sono una studiosa di Leonardo da Vinci e adesso lavoro alla Fondazione Rossano e Carlo Pedretti, che ha sede a Lamporecchio, e mi occupo di portare avanti le linee di ricerca del professor Carlo Pedretti. Insieme a me lavora la mia collega Margherita Melani, che invece è la custode della biblioteca e dell'archivio. Per me è una sorta di vero e proprio, non è tanto una vetrina come magari può sembrare, è una sorta di vera e propria fucina dei talenti, perché quello che io ho sentito è questa appunto voglia, bramosia di pescare le persone, non quelle che sono magari sull'occhio di molti, ma quelle persone che sono invece nascoste, che fanno il loro lavoro magari due, tre, quattro passi indietro rispetto agli altri. Andare a cercare dei veri e propri talenti nel loro piccolo settore e poi formarli, perché c'è stata sempre questa collaborazione costante, questa voglia di seguirci nel miglior modo possibile. Sì, molto professionale, ma non soltanto professionale, anche con totale dedizione, con totale amore per quello che fa, e mi riferisco a Cinzia, a tutti i suoi collaboratori, a voi. Anche l'accoglienza è stata straordinaria, veramente, e l'esperienza sul palco che ho appena fatto penso che possa essere archiviata come una delle più belle esperienze fatte mai nella mia vita. Sì, è stato difficile. Proprio nella misura in cui, appunto, non avendo nessun tipo di protezione, di ostacolo, ecco, ero solo me stessa. Sì, è stata una bellissima palestra, sì. Una maggiore spontaneità, sicuramente. Il fatto che l'interdisciplinarità è fondamentale. Questo però è uno degli insegnamenti del mio Leonardo e quindi questa capacità di essere al di là appunto delle barriere. Io ho trovato attinenze naturalmente con l'artista che mi ha detto che Leonardo è un suo punto di riferimento naturalmente, ma ho trovato attinenze per quanto riguarda la tecnologia anche con altre persone che fanno dei lavori così lontani dal mio e che quindi pertanto io mi porto a casa questa sensazione che questa interdisciplinarietà, questa potenza creativa deve assolutamente essere un punto d'arrivo, una sorta di vero e proprio motore che ci anima tutti. E sicuramente mi porta a casa un'adrenalina pazzesca, perché davvero essere sul palco e scendere dopo aver fatto una presentazione è una sorta di bungee jumping emotivo non indifferente, sì. È assolutamente indispensabile. Appunto prima non conoscendo il valore, poi questa diciamo cassa di risonanza grandissima che ha il TED, no, neanche io mi potevo mai immaginare come comunicare. Sapete che Leonardo è molto utile anche per fare laboratori nelle varie scuole, sia quelle dell'infanzia addirittura, le primarie, le secondarie. Però appunto voi siete molto più incisivi, molto più comunicativi e un bambino, un ragazzo può essere davvero stimolato tantissimo, visto che appunto la meraviglia è anche il saper cogliere i vari stimoli, mettendoli insieme e poi producendo qualcosa di assolutamente wonder, allineandosi appunto al nostro tema. E quindi credo che, come io ho detto, il TED abbia un effetto dirompente. È stato un grandissimo piacere essere qui. Invito tutti voi a documentarvi e a sperare e a lavorare un giorno per essere chiamati a un TED.